Bella raga, bentornati su Kingdom Come Deliverance. Oggi siamo in missione pomeridiana alla ricerca di usignoli e chissà, magari che salti fuori un frate, uno di quelli che potrebbero liberarmi una certa cuoca affinché io possa dare del lavoro ai nostri migranti provenienti da Scalica. Allora, come vedete ho ancora il segno delle monete perché sono stato beccato a svaligiare una delle casse che c'erano nel bagno, nei bagni. E di conseguenza, insomma, non ho una buona reputazione. Questo non significa che comunque, facendo delle buone azioni, noi non le recuperiamo, questa reputazione. Non torniamo a essere visti di buon occhio. Sta di fatto che non è che sia particolarmente interessato a farla risalire, anche perché sono curioso di vedere che cosa succede con una cattiva reputazione. Probabilmente avrò dei problemi con le guardie e con diciamo, gli esponenti dell'alta società. Però, secondo me, tra noi gente di bassa lega, briganti, poveri, non dovrei avere grossi problemi. E comunque questa impronta di roleplaying mi piace molto. Come mi piace il cavallo che si guida da solo. Ok, qua cosa fa? Lui gira? È certo che gira, però noi dobbiamo andare di qua. Tra l'altro, il nostro frate si trova qui, se non vado errato. Potevo andare alle 5 che c'è la cosa veloce e poi scendere. Però prima voglio vedere se riesco a prendere gli usignoli. Anche se ci vuole parecchio tempo per prenderli. Però è anche vero che l'altra volta sono venuto a piedi, stavolta c'è un cavallo. E dovrei andare molto più velocemente. Beh, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Qui c'è l'accampamento. Ok. E qua dovrebbe iniziare la foresta di Vranic, esatto. Ok. Allora, vediamo un po' di qua cosa troviamo. Perché dobbiamo sentire il loro verso. Eccolo, avete sentito? Questo è il primo. Inconfondibile, eh? Un po' tutti gli usignoli fanno questo verso. Dov'è? Qua? Lo sento? Qua? No, è qui. Vabbè, mi sembra che siamo comunque in zona, quindi trappola per uccelli, scarta una, posizioniamola. Eccola là, abilmente posizionata. Tra l'altro qua, se non sbaglio, c'è una croce. Esatto. Croce espiatoria. Le croci di espiazione, a volte semplici pietre su cui era inciso il simbolo della croce, venivano erette nei luoghi in cui si erano svolti avvenimenti tragici o comunque rilevanti per la comunità o per il paese. Legate a stretto filo con la punizione dei crimini, simboleggiavano la missione della colpa e la richiesta del perdono. Erette a spese del criminale stesso, ne rappresentavano in sostanza il pentimento. In altre occasioni servivano a delimitare i confini delle tenute o dei terreni comunali. Interessante. Tra l'altro c'è tanto, tanto, tanto da imparare. Allora, inoltre, adesso vi faccio vedere un'altra cosa che c'è qui. Ci sono dei briganti in questa zona. Vi ricordate che mi sa che ve l'avevo già detto.
Qua c'è la rovina. Un luogo di interesse. E là, eccoli là. E subito bisogna fare una pisciatina. Si può? Sono in due. C'è un altro. Si è allontanato. Se riuscissi a tirarlo verso di me con magari arco e freccia. Lì ne è rimasto uno. C'è un altro. Mi ha già beccato. È qua. Perfetto. X. Siamo stati rapidissimi questa volta. Ta. Posizionata a dovere. Ok, eccolo là. E là c'è l'ultimo. Potrei tirargli una freccia, ma sono sicuro di mancarlo. E poi dovrebbe essercene un'altra ancora, ma non mi ricordo assolutamente dove sia. Però quei briganti lì hanno una bella refurtiva. Allora, la spada ce l'abbiamo. Sguainala cortesemente. Ok. Eccolo là. Vediamo se riesco a prenderlo. Una parola. Punto. Eccolo là. Un arciere. Nessuno. What's that? Over here. Where is everyone? Quick! È scappato. Ma che raise the alarm? Ma dove è andato? Si è data gambe. Vigliacco. È scappato. Vabbè. Avessi uno scudo mi sentirei un po' più protetto. Comunque. Aggiriamoli. Eccolo là, ce n'è uno. Magari con arco e freccia. Che dite? Arco ce le ho, le frecce. Mettiamo queste. Ok. Dovrebbe essere col destro? No. Come equipaggio arco e freccia? Così. E su? No. Perfetto. Col 2 metti via questo, quindi la sua efficacia è notevolmente ridotta. Può costare più. Ah, ok, sono un impedito con l'arco. E ho pure perso di vista il mio obiettivo. Vabbè, vabbè, fa niente. Prima che venga buio, rimettiti la spada, che sei bravo. Lasciamo perdere i briganti. Andiamo a riprenderci. Andiamo a riprenderci. Dove che sono? Deve essere qua nei paraggi. O sbaglio? Eccola là.
aspettate, piano. Ok, una ce l'ho. Perfetto, l'altra dovrebbe essere di qua. Controlliamo sempre, teniamo d'occhio i briganti perché non si sa mai. Cervi, corri, 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 via, via, scappa Bambi. Va bene, avremo comunque modo di affrontarli. Mi spiace che il primissimo video ero riuscito a fare un ottimo lavoro e a farli fuori praticamente tutti, a depredare il loro accampamento, ma non lo vedremo mai. Allora, andiamo. Tra l'altro vorrei capire come si fa... Questa qua non ha le selle, le bisacce. Vediamo, dovrebbe essercene ancora una da raccogliere. Andiamo a sud. Di qua. No, di qua. Le bisacce per poter caricare degli oggetti, insomma. Le borse da... per la sella. Allora, ce ne manca uno, giusto? Vediamo se lo troviamo qua. Ecco, il vantaggio del cavallo è che si può coprire un'area molto vasta in poco tempo. Rinfoderiamo la spada. Bravo. Cavallerizzo. Bene, bene. Occhio. Allora, ce ne manca uno, eh. Questi vedono uno sfrecciare con cavallo, chissà cosa penseranno. Anche di qua, guardate. Lo vedete lì in alto? O sono alberi? So che c'è un altro accampamento da queste parti. Ci siamo? Ah, il mastro cacciatore sarà contentissimo di me. Ok. Scarta. Trappola in posizione. Attendiamo. Nel frattempo fatemi controllare, perché di qua, se non sbaglio, c'è un altro accampamento. Oh bella, io me lo ricordo, era da queste parti. Questo che sia in cima alla montagna. Vabbè, come non detto. Ma mi segno sulla mappa il cavallo? No. Solo dove la trappola, vabbè. Andiamo a cercare un po' di funghi, che facciamo anche un po' di esperienza con erboristeria.
denti di leone. Bravo Harry, raccogli, raccogli. Bravo, che possono essere sempre utili. Vedete come sale l'erboristeria? Dente di leone. Ci servirebbero anche i funghi, come cavolo si chiamano? Quello malefico. Perché secondo me quelli lì li mettiamo nel cibo, possiamo avvelenare le persone e borseggiarle, insomma. Svuotare, alleggerire le tasche, ecco, diciamo così, va. Ecco, per esempio, qua cosa abbiamo? Un boletus, non l'ho letto. Sta venendo buio, non vorrei farmi trovare col buio fuori, che non si sa mai. Scusate, solo denti di leone qua si trovano. Manco un rammettino, un bastoncino da raccogliere, niente. Questo so che cos'è, è un belle protto. Ecco, il top sarebbe prendere una lepre con l'arco. Devo allenarmi con l'arco per forza, raga. Se no, faccio solo figure barbine. Oh oh, c'è un cane. E dove c'è un cane sapete anche voi che cosa c'è. Un padrone. Ok, ma c'è una quantità di selvaggina incredibile. Dovrò tra l'altro addestrarmi prima di andare a caccia con Capone, il Sir Capone. Perché finirà che poi farà delle figure. Ok. Direi che abbiamo esplorato abbastanza e quasi sicuramente il nostro usignolo l'avremo catturato. Ok, torniamo alla trappola. Eccolo qua. Perfetto. Portiamo tutto al mastro cacciatore. Però prima, visto che siamo già qui, direi di andare qui. Allora, per sapere esattamente dove si trova, perché è a Sassey, dobbiamo andare in questa missione qua. Trova padre Francis, che si trova a Sassey. Lo so perché l'ho trovato lì. Mi fai vedere la mappa però? Mappa. Oh bella, me la faccio vedere da qua. Puoi seguire solo tre missioni. Ah. E. E quale c'ho adesso, scusate? Vabbè. Comunque so io dov'è. Non vi preoccupate. È qua davanti. Il problema è passarci. Lo faccio perché siamo già qua, capite? Perché sennò bisogna ritornare a cavallo qui. Tra l'altro c'è una scarpata che non finisce più. E sono sicuro che se vado dritto col cavallo ci casco dentro. Vediamo se trovo una strada. Giù di qua forse. Vediamo, speriamo di sì.
andando verso nord. Non so per... Quello è un cinghiale? Sì, sono cinghiali quelli. Caccia al cinghiale, difatti. Ecco, non infastidiamoli troppo perché quelli fanno male. Allora, vediamo se abbiamo trovato una strada corretta. Sembrerebbe di sì. Acceleriamo un po'. E arrivo col buio, dannazione. Mi serve un ponte. Eccolo là, ok. Torna su. Ok, vai amore. No. Aspettate. Aspetta. Perché sono così impedito col cavallo? Devo attraversarlo ed evitare quei banditi. Perché secondo me quelli sono banditi. Vediamo se riusciamo. No. Meglio. Forse è il caso di tirar fuori la torcia. Oh, io voglio passare di qua. Pesca. Passo di qui, adesso vi spiego perché. Perché la nostra città si trova... Va di qua. E vabbè. Quindi ritorniamo dall'altra parte. Ma niente, abbiamo scoperto la pesca. Scusate. Ok, tiriamo fuori la torcia. Ottimo, così si vede qualcosa. Cerchiamo di mantenerci sulla riva. Dannazione. Riesci a mantenerti sulla riva? Sì. Ok. Speriamo di non incontrare altri briganti. Non è una cosa intelligente andare in giro di notte. Dove siamo? Ok, dobbiamo andare di qua. Prima o poi ci sarà una curva, no? Acceleriamo. Possibile che non c'è una curva? Qua però vedo case. Oh, eccola là. Di qua di sicuro si andrà verso Sassei. Che è lì. Mamma, se sono sceso in basso. Vediamo se questo sentiero mi conduce dove voglio andare. Non riesce a cavalcare bene il cavallo qua, eh? Sì, però ci sto andando, ci sto arrivando, va bene. È una scorciatoia, raga, tutto sotto controllo.
eccoci qua. Viandante. Ok, dovremmo esserci. Dimmi che siamo a Sassei. Vedo una città. Sacrario. Sassau, non Sassei, Sassau. Ok. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Siamo arrivati di notte. E questo è un male. Dobbiamo trovare un posto per dormire. Riesci a entrare qui? La Peppa addirittura. Calma. Cerco una locanda. Sono un viandante. Mettiamo il cavallo qua. Olona, Olena, aspettami qua. Oh, quasi mi sento a casa. Deve essere il fabbro. Esatto, fabbro. Committente proprio qui davanti. Salve. Posso parlarle? Commerciante, borseggio. Tu, guarda il negozio. No? Si può entrare a quest'ora? Grimaldello. Salve, no. Ok, non si può entrare a quest'ora. Cassa facile. Che c'è? E non posso parlare? Parla. Oh. Sempre si l'ho dato. Hai bisogno d'aiuto? Any chance of some work? Well, come to think, there is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a holy man came by here. He said he'd come from. Cos'ha sul collo? Sul petto. Various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. Io questa storia l'ho già sentita. He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsome. Sul serio la regina Sama era cieca? Quel pellegrino non mi convince. L'ho già sentito, l'ho già visto io. Sentiamo. Giusto per curiosità. They say the largest pieces with the Ratai swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow. Are you sure the Queen of Sheba is a Czech queen? Who else would she be? Have you not heard of her? Our some priest. She's in the Bible. Isn't it a bit strange that some pilgrim would have something so valuable? Are you suggesting you might have been lying? Well, people aren't to be trusted, but this is nothing to joke about. God would smite him in a flash if he made light of holy relics that way.
What kind of power did this sword have? What do you think? It brought its bearer good luck in combat and protection from enemies. I could do with a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price, but this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Ratite couldn't manage it. Ma, tutta sta storia puzza, eh. This sounds very interesting. I'll ask them and see what I can do. Excellent. You'll see you won't regret it. I'll pay you well. Va bene. Raccogli 5 pezzi della spada della regina di Sabo e consegna l'armadio di Sasau. Ok, dovrebbe essere comunque qua uno degli obiettivi. No, sono qua. Vabbè, però adesso a quest'ora non becchiamo nessuno, quindi forse ci conviene dormire. Salve. Cane. Che palle. Botti di vino. Legna. Grimaldello molto difficile. Cosa c'è qua dentro? Interessante. E qua c'è il tuo campo. Va bene. Beh, è una bella casetta, eh. Letame. E qua c'è la solita cassa molto facile. D'accordo, d'accordo, levo le tende, ma tornerò. Ho un conto in sospeso con tuo marito. È tuo marito? Forza Olona, Olena, Olena, Olena. Allora. Ehi, che palle! Mi scusi. Non è facile guidare un cavallo. Cosa che c'avevo da gridare? Allora, dovremmo cercare una taverna a sto punto. Oh. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Quello è un ladro! È un ladro, ti aiuto! Aspetta, aspetta, aspetta! Stop him, someone! E come lo fermo qua? Ce la faccio? Magari fossi andato a cavallo. Aspetta, 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 prendo il cavallo. Mannaggia me. Sto ladro. Vediamo se riesco a beccarlo. È ancora là? Eccolo. Cosa succede qua? E questo ladro. Parliamo col tipo. No. Forse ho fatto fuori quello sbagliato? Ups. Aspetta. Aspetta che parlo anche con l'altro a sto punto. Parlo, eh. Oh madonna, ho fatto fuori quello sbagliato? Eri tu quello che scappava? Fermati. F. Oh.
E vabbè, visto che stai soffrendo, c'è un modo per capire che cosa, chi sei, cosa fai. Va? Valeriana? Ah, c'è la Valeriana sotto di lui. Saccheggia. Bandito, era lui il bandito morto. Ho fatto fuori quello sbagliato, dannazione. E vabbè. Cose che capitano. Sì, a volte prende una brutta piega il mio personaggio. Memento mori. Va bene. In pratica abbiamo aiutato prima il bandito e poi abbiamo fatto fuori il bandito. Speriamo che nessuno abbia visto. Questa è una guardia. Se gli parlo un attimo, magari mi sa dire qualcosa. No, borseggia. Ok, come non detto. Cercavo una locanda. C'è una locanda da queste parti? Per un povero viandante stanco di far fuori banditi e onesti cittadini? Ma era quello che guidava, che gridava ladro al ladro? Giusto? Eri tu? No, non eri tu. Piove, cosa ci fai qua fuori con la pioggia? Ok, andiamo a cercarci una locanda. Anche perché qua i fulmini possono essere pericolosi. C'è una locanda? Vediamo. Eccola qua. Taverna. Perfetto, proprio qua dietro di me. Oh, salve. Mi spiace se lascio il cavallo qui. Non vorrei che me lo ciulassero. Molto difficile. Difficile. C'è un modo per entrare nella locanda? Dobbiamo dormire qua fuori? Non ci credo. Vabbè, se mi siedo qua e dormo qui? Ah. Inventario, alzati. Vediamo un po'. Una taverna, ci sarà informatore missione. Qualcuna di queste sarà una taverna, no raga? Una locanda dove poter riposare. Figurati se una città come Sasau non c'è. Fornaio. Qui cosa abbiamo? Ortolano. Qui. Case. Oh, qua forse. Il sarto. Qua cosa abbiamo? La gogna. Come mai c'è una casa aperta qua? Mi spiace se faccio un salto in... Ce ne sono.
strano. Libri. Qui? Niente. Ok. Ma è possibile che non trovo una taverna dove dormire? Questo chi è? Macellaio? Erborista? Qui cosa abbiamo? Commerciante? Ma mannaggia voi, una taverna, un ostello, un albergo? Niente? Cioè, devo dormire per terra? Questi mi sembrano i bagni. Allora, facciamo una cosa. Guardiamo l'immagine qua. Taverna, taverna. Mi sa che non c'era. Non c'era, secondo me. Ma vabbè, vabbè. Niente. Allora rimaniamo in groppa, Morello. Ci spariamo un... perché vedi, le condizioni mica salgono. Anzi, scendono. Poi mica dormire a cavallo. Devi trovarti un posto. Tipo, qua non c'è un letto o qualcosa. Vediamo. Qua per terra così. Va bene. Non è proprio il massimo. Oh, la taverna non l'ho trovata. Cosa devo fare? Nel medioevo si dorme dove capita. Certo che non avere neanche un pagliericcio. Ok. Che posto qua. Come ho dormito bene. Come mi sento pieno di forze. Cosa che c'ha? È ferita? No. Ah, è sporca di sangue. E giustamente qualcuno potrebbe dire: come mai è sporca di sangue? Grimaldello. Facile. Oh, vediamo se così è un po' più semplice. Sazietà 69. Andiamo a mangiare, che ho visto qua. Che palle sto cane. Quello si sta... quello cittadino si sta lavando. Bravo. Mangia dalla pentola sotto l'acqua. Chissà che buona che sarà stata. Posso parlarle? God be with you. Salve, onesto cittadino. It's in the monastery courtyard. You'll find him there. Chi è che sto cercando? Mastro incisore. Ah, giusto, per far incidere la... cos'era? La tiara. Nel monastero. Bene. Qui? Va bene. No, no, non entro in casa, non ti preoccupare. Allora, Olena, andiamo al monastero. Taverna.
Dopo faremo tutto. Abbi pazienza. Cominciamo ad andare qua e vediamo un po' che cosa ci dicono. Vedi che si svegliano di mattina presto per lavorare? Ok, scendi. Dice che si trova il monastero. Scrivano, corazzaio. Secondo me qua non c'è nessuno. No, non andiamo a rubare in chiesa. Bellissimo questo posto. Ciao Attino. È chiuso? È più comodo andare a piedi. Uva. Qua viene dell'altro cibo. Trogoli. Qui abbiamo della legna, un paio di maiali. Ok. Luogo di interesse del ciabattino, lo scrivano. Qua dobbiamo andare probabilmente, dove c'è la stella. Allora, prendiamo il cavallo. Olena. Meno male che quando fischio vieni subito, eh. Chi è questo qua? Vediamo, sembra un frate. Ciarlatano. Come ciarlatano? Un ciarlatano serio? Addestramento. Attenzione. Alchimia, borseggio. Certo, alchimia, borseggio. Però alchimia... No, dai, ho sbagliato a schiacciare. Aspetta, eh. Alchimia. Principiante. Come sempre. Contratta. Satisfied? Non credo. Sorry, but I'm not going to teach you for that price. Would you teach me more about alchemy? Certain. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Non ti grattare. Now, pay close attention. Ok. Chissà cosa mi avrà insegnato. Meglio non sapere, almeno per adesso. Allora, dove dobbiamo andare? Che continua a perdermi. Qui. Ok. Qua c'è un altro frate. Sembra uno scrivano. Padre Fabian! No, io devo parlare con padre Francis. Tu. Prete di Scalica. E questo? È il ciarlatano di prima. Padre, mi scusi, sa dove è padre Francis? Agnes chiede che torni a San Giacomo. Father, when do you plan to return to St. James? I beg your pardon. È lui! Why do you ask, my boy?
Your housekeeper, Agnes, is in Ratai and doesn't want to work. Ce l'ho beccato per caso. Lo sapevo, era lui. So she survived. Thank the Lord. I prayed for her and all who suffered, but I'm not going back. Tell her I appreciate her concern, but to look out for herself now. Tutto qua. Oh. Basta, borseggia. Riferisce Agnes che padre Francis non tornerà più. Così può fare la cuoca. Balivo, aspetta, Balivo. Salve Balivo. God be with you. Perché c'è la faccia di padre Francis lì? Cosa succede da queste parti? Is there anything interesting going on here? Well, ebbene, due buoni a nulla di scarica si sono rivelati una vera spina nel fianco. Ho tentato di compatirli. Ma quei formati hanno preso parte a ogni genere di meschinità. Is there anything interesting going on here? It's so peaceful, it worries me. Ok. Scusa. Poi vediamo un po'. Tu chi sei? Becchino. Ciao Becchino, posso parlare un attimo con te? No, borseggia. Qui abbiamo padre Fabian. Padre Fabian, borseggia. Qua posso entrare? No. Scusa. Sì, infatti, immaginavo. Ok, quindi, in teoria adesso i migranti di Scalica potrebbero trovare finalmente un lavoro. Sassau, adesso ne abbiamo un altro qua. Sì, però io devo trovare quel furbone per l'incisione. Ciarlatano, commerciante, scusa, tu cosa commerci? Parliamo di affari, sono diventato di nuovo sporco. Grappa, idromele, miele, ravanello. Quanta roba interessante. Tu chi sei? Cittadina. Tu? Ragazza della birreria. Tu? Locandiere. Locandiere? God be with you, good sir. Qualcuno ha bisogno di aiuto a queste parti? Well, depends what you're willing to do. Of course, it's your own Scalitz folk need the most help. There's some of them at the monastery. I talked to Johanka a few times. She's working her fingers to the bone taking care of the injured ones there. I'm sure she'd welcome some good Samaritan who'd lighten her load. That's all I can think of. Are there any problems around here I might be able to help with? Nothing I've heard about. Thank the good Lord. It's quite... Ok. Parliamo di affari. Cosa mi puoi vendere? Agnello cotto. Vita in taverna. Un libro sul tema del bere. Ecco. Vabbè. Cittadina. Ma non si entra nella locanda, scusate. Rimaldello facile. Scusate un attimo. Vediamo almeno di fare la missione. Allora. Nel cantiere del monastero di Sassau. Vai al monastero e chiedi informazioni sull'incidente. Recupera la tiara dei maestri artigiani di Sassau.
l'artigiano di Sasao. E dove sto artigiano? E dov'è il mio cavallo? È rimasto là. Aspettate un attimo, missioni. È la B. Ed è davanti a me. Ok, quindi ci deve essere un mastro artigiano qua da qua. Che parte? Chi sei tu? Cittadina. Porta molto facile, ok. Qualcosa mi dice che sei tu. Vediamo se è vero. Commerciante. Parliamo di affari. Cos'è che vende questa? Oh, affilato come un coltello 3. Sposa del mercenario. 64, rasoio. Un cappe e mezzo. Ma stiamo scherzando? 2K, mazza cerimonia. Ma siete ubriachi? Tutti? Gli arnesi da corazzaio potrei prendere. La mazza, la spada da caccia, la tassina. Oppure darti una botta in testa e depredarti di tutto. Ma c'è la guardia, quindi non lo faccio. Su di qua si può andare? Ok, difficile. Qui posso fregarti un po' di roba, ma non è di nostro interesse farlo. Sento qualcuno lavorare. Forse sei tu, armaiolo. Jesus Christ, be praised. Sembra, a proposito di quella spada. About that sword. No, ma è ancora quella della regina di Saba. Parliamo di affari, guarda le riparazioni. Ma mi vende la stessa roba. Ma un po' di addestramento? Allora, dov'è sta B? Missioni B. Lo vedo qua. Molto difficile. Sì, ma qua mi fa uscire dal villaggio però. Ah, perché Sasao è anche qua sopra. Ah, ok, adesso è chiaro. Va bene, andiamo a prendere il cavallo. Quindi Sasao non è un pezzo lì e basta. Ha senso adesso. Perfetto, dove ho lasciato il cavallo? Allora, di qua. Sì. Di qua e poi a sinistra. No. Questa è quella dei bagni? Sì. Cioè, va, facciamoci un bagnetto. I'd like to make use of the bathhouse's services. Services? Fare bagno e lavare gli abiti. Proper bath. And my clothes need washing. That can be arranged, but you'll pay in advance. Va bene. Paga. Fine. Here it is. I'm sure you'll be extremely satisfied. Molto.
Vediamo come sono. Bello quell'elmo pulito. Perfetto, adesso mi piace di più. Perché tutte le volte che parlo con la gente... Oh, scusa. Vabbè, mamma mia, non ti incazzare. Devo riprendermi il cavallo. Morello, Fido Morello, dove sei? Cos'è? Al macellaio. Cavolo di cavallo, dove è andato? Eccolo là. Signor Ciarlatano. Allora, l'idea almeno è quella di prendere sta benedetta tiara. Quindi vediamo se riusciamo ad andare nell'altra parte della città, qua. Perché il monastero, secondo me, è qua. Così indaghiamo anche sul discorso dell'incidente. Che ne dite? Eccolo là, il monastero che si vede in lontananza. Bene. Sono i miei amici. No, non ci credo. Matthew, bella Matthew. Dai, alloggi. Oh, ecco. Ehi là. Siete vivi! Come ci conosciamo? Matthew! Fritz! You're alive! E vai! You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rat-Eye that I got back in my right mind. You're not doing too well either, are you? Offro aiuto al sovrintendente di Rat-Eye. Well, right now I'm helping the Reeve in Rat-Eye. That doesn't sound bad at all. Nah. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Nessuno sa solo bisogno di due carpentieri? Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey. You wouldn't happen to know of anything. It will really help us out right now. Cercherò di aiutarvi, troverò qualcosa per voi. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt, don't you worry. Sicuro? Un vero amico. Sì, buonanotte. Quali competenze avete? Well, we were carpenters in the mines. So wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Scarlet's, no one will be building for a long time. Just here in Sassau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. Peshek! What other neighbors of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa. But who knows where she is now? We got separated. The
Teresa mi ha salvato. Life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Rattai and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? You serious? Capito? Due ladruncoli come loro. Grande. Ok. E qua c'è committente attività. Mamma gigante, Sassau. Qui lavorano per Pesek. Allora, il committente attività è qui davanti. Ok, vediamo se riusciamo a entrare di qua. Svolta. Allora, l'ho visto qui. Qui davanti, vediamo un po'. X. Hey Goodman. A word with you. Bracciante Procopio. God be with you. Altra telecamera. I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely. Ma perché tutti mi propongono di fare dei lavori sopra le righe? Proprio sopra le righe, porca miseria, ma mi fai inquadrare così? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. Ecco. For a reward, of course. Well, then it's lucky for you that I happened along. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labor. I'd ecco. Like you to steal the groschen he owes me. And also a pouch containing an amulet he got from the herb woman. He's as superstitious as an old crone. So when he realizes he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. That fucker don't trust no one, and he's always looking over his shoulder. If you manage to nick his pouch and his coin, you can keep the groschen as a reward. Ok, scusate, mi sto addormentando? Procopio, ciao Procopio. Ok, questo mi ha dato un'altra missione. D'accordo. Io però ho bisogno di parlare con qualcuno. Tra l'altro anche il mastro artigiano. Grimaldello molto difficile. Come si entra qua? Apri. Come vai a trovare Teresa? Devo chiedere a Teresa di uscire ancora insieme. Vabbè, glielo chiederò, no? Adesso glielo devo chiedere. Grimaldello facile. C'è nessuno. Vai. Bella lì. Che c'è qua dentro? Brache di cotta di maglia. Un K2, buono. Tira su tutto. E gli lasciamo giù. Guardate che meraviglia, 17 di armatura. Ok. Gli lasciamo giù. C'è qualcosa che pesa e non serve a niente? Siamo fuori di 4 kg. Tutti sti libri. K2.
cappuccio verde, bastone, questo potremmo anche eliminare. X. Cosa ho buttato giù? Qualcosa che non dovevo, infatti. Allora, dicevamo, prima che arrivi qualcuno, faccio accogliere quelle brache calate. Scheggia, ok, no. Il bastone, sposta, te lo ridò. Cappuccio verde giallo, te lo ridò. Sposta. Poi cappuccio nero, te lo ridò. Ok, per il resto dovremmo essere al posto. Grimaldi ne abbiamo 16. Va bene. A voglia se siamo a posto. Ok, abbiamo qualcos'altro da rubare? Siediti. Questa. Ottimo, queste sono bravo. Pelle. 9600, mannaggia. Vabbè. Per ora no. Per ora no. E ruberemo più avanti. Ah, eccoci qua. L'ingresso del monastero. Ok, vediamo su. Ah, i conciatori ci sono qua. Florian, borseggia. Mastro Jerome. Good health to you. Salve. Mi manda la signora di Talberg, eccolo qua. The lady of Talberg sent me. She wants me to find out why the crown's been delayed. Through no fault of ours, I can tell you that. Certo. We had a large stone ordered for mounting on the crown, a beautiful Moldavite from South Bohemia that we had cut and polished in Prague. But, well, in short, the good merchant, Martin Wiesek, who was supposed to bring it from Prague, got lost along the way. It's like the ground swallowed him up. Well, Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. Why don't you just ask me? Of course I'll try to find the stone. Just tell me where the fellow was seen last. That fellow, as you call him, the esteemed merchant, Martin Wiesek, was last seen riding alongside the Sassau River. Ah, è quello che ho beccato, che è stato, ha avuto un incidente. Evidently, he never made it to Sassau town. Well, I'll look for him. Dai, l'hai già visto. Or under the ground. Mannaggia, l'avevo già visto. Riguardo quella Moldavite. E ho beccato il tipo. Nothing for now. Give me more time. Of course. Va bene. Ok, tutto chiaro. Forse so dov'è. È il tipo che avevo già beccato. Grimaldello facile. Ok, e di là, ok, c'è altra roba. Va bene, andiamo giù. Potremmo salire di qua. Usa scala. No. Niente. Ho sbagliato. Volevo chinarmi. Molto difficile. Stavo controllando cosa c'è qua di interessante.
Va bene, usa la scala. L'ho presa al volo? Sì, ok, scendiamo. D'accordo. D'accordo. Allora, con chi dobbiamo parlare ancora? Non mi ricordo più. C'era qualcos'altro che dovevo fare qua? Sì, le missioni per la casa del Signore. Vai al monastero e chiedi informazioni sull'incidente. Quindi dobbiamo andare verso la A. Ah, però non quella, la piccola. Ok. Vediamo. Mangiare come sommesso. 88, vai alla grande proprio. Chi è questo? Abitante del villaggio. Questo chi è? Abitante del villaggio. Va bene, ricordiamoci di riprendere il cavallo. Questo chi è? Guardiano. Guardiano non mi ispira. Mugnaio. Vediamo cosa mi dice il mugnaio. Copy with you. Sempre Dio ti benedica. I'm looking for the workshop of Master Engraver. It's in the monastery courtyard. Cortile del monastero. Ci sono il cortile del monastero. Capo di bomba. Qui chi abbiamo? Carpentiere? Non ci sono più nel cortile del villaggio. Del monastero. Testicolo. Adesso sì. Dunque qua abbiamo il mugnaio. Un altro cavallo. Monteruba. Allora siamo qua nel cortile del monastero. Punto di viaggio rapido. Perfetto. Allora, sto artigiano, dove lo becco? Secondo me è quello là. Ok, allora bisogna proprio entrare. Ah, perché è il cortile interno del monastero. Tutto chiaro. Ah, salve. Oh, quello fa il bagno? Ah no. Mamma mia. Pensavo che quello facesse il bagno. What is he wants here? Che c'è? Johanka. Johanka. Johanka? Bella Johanka. Henry? Sì. Me too. I heard that you're doing well. Well. That depends. Ma avevo, c'è già l'elmo sporco. So you're doing well. Che succede qui? What's happening here? Oh my god. Philip and they're all. Yes. Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Scalets was raised. Just the two of us. Just the two of us. Posso essere d'aiuto? Un po' tardi. Can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Rat-Eye unconscious and I needed a healer. How is everyone holding up? What can I do? Holding up? People here are dying. Usually needlessly and I can't do anything. Questa mi sta già sulle palle. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us.
Nelle mani del Signore. Nessuno ti aiuta. Ci credo, sei strunz. Il monastero non si prende cura di loro? Aiuta a curare gli infermi del monastero. Ok, vediamo un po'. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Posso visitarli? I look at them myself. I know a little about healing. Do you now? And what would you do if you burnt yourself at the forge? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Sì, signora. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep. But I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Avete cibo a sufficienza? Enough to survive, maybe. But convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Consegna della carne all'ospedale. Ok, mi serve altro? Look around. Well, it is a little crowded. Crowded? I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? Oh, calma, ciccia, ho dormito per terra io appena arrivato a Sasawa. Non è che non è che siete molto accoglienti. Out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Scopri come ottenere condizioni migliori per gli infermi. Va bene. Alla faccia del ladro. Very well. E tu come stai? How are you doing? You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it. Ci penso io. If you like. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees. Mazza, questa c'ha la testa sulle spalle. Perché c'è una guardia all'esterno? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all. Of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery. But really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. Bene, non mi piace quel tipo. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. Partita salvata. Va bene, tosta. E chi è che sputa? Tosta. Allora, mi serve ancora di parlare con qualcuno per il discorso della pietra. Che cos'è successo? Sei tu il custode? Muratore. Facendo due chiacchiere. Ok. Muratore. If you're not working here, clear off. Mastro Karel. Ah, Mastro Karel, salve.
I hear there was an accident caused by weak stone. I'd like to have a look around. I can't have someone just nosing around here. But I... Go and see the overseer. He's in charge of everything round here. He's usually in his study above the gatehouse. If he says you can poke around, then I'll leave you be. Okay. Mi ricorda i pilastri della terra quando devono costruire la cattedrale. Fabbro? L'Eshek. No, che borseggia. Ah, ma qua lavorano di brutto. Muratore. Muratore. Eh sì, per costruire ce ne vuole. Ok, allora andiamo a fare due chiacchiere sopra la portineria, ha detto, ma non penso che sia già qua. Il martello è molto difficile, ok. Chi è quello là? Quello là cosa fa? Zmola, Zmola l'ho già sentito. Può essere? Sta caricando. Sta caricando tanto. Chi comanda qui? I'm looking for whoever's in charge here. The construction is led by Master Builder Corell. You'll recognize him easily enough. He's the only one who doesn't look like a laborer. But if you want to talk to the overseer, then he's probably in his study at the top of the stairs in the gatehouse. Ok. Chiaro. Zmola. Hey, che cavolo? Ah, è così che verrà la bene. Ok, quindi andiamo a parlare con il il priore. Oh signore. He's still breathing, but he probably won't wake up again. I'm not needed here. These wounds have been well taken care of. I'm not needed here. Ecco qua, potrei migliorare tantissimo le mie abilità di borseggio, credo. Però forse non è il caso. C'è un minimo di morale, giusto? Va bene. E piantra a disputare. Questo chi è? Fratello Elias. Salve fratello Elias, scusi se la interrompo. Chi siete? Sembra uno bravo. Che cosa fate qui? What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Scalets locals as much as I can. Vedi? How long have you been helping here? Since before the refugees arrived. It was much less crowded back then. Eh beh, c'è stata una guerra, vedi tu. And what do you do here exactly? Mainly I help Brother Nicodemus. Occasionally I keep watch at night in case someone takes a turn for the worse. Mm. Sometimes I have to hold a patient down or fetch and carry things. Sapete nulla di medicina? Do you know anything about healing? A little. I can manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. Ok. Grazie. Ci vorrebbe fratello Nicodemus. Ok, guardie. Oh, eccolo là. Allora, mi ha detto sopra la portineria. Sarà qua?
chiuso. Qua. Apri. Scusate. C'è una specie di vizio. Eccolo qua. Bella lì. Calice sacramentale 250. Tessuto di lino. Prendi il tessuto di lino, la torcia te la lascio. Va bene. Beh. Quello si vende bene anche. Secondo voi dov'è la portineria? Sarà qua. Sicuro. Vabbè, finiamo il giro esplorativo di qua. Qua è chiuso. Qua ci si può salire? Sì. Vai. Chiuso. Ah, vabbè. Ok, là non ho controllato, però a sto punto fa niente. Scenderemo di qua. Spero che ci sia un modo di scendere. Di qua si potrebbe scendere, qua. E fa andare da un'altra parte. Sì. Chi è? C'è qualcuno? No. Oh, beh. Ci faremo mica fermare, eh? Chiudi un attimo. Che secondo me qua ci sono un sacco di pelli. Ah, ma c'è la guardia! Figlio di... Ok, ok. Ah, ci sono le guardie! No. Ok, lasciamo perdere. Come non detto. Ok, allora torniamo di là. Ma sono appesantito? Certo. Allora, peso. Cosa scarichiamo? Questa. X. Perfetto. 101. Ah, c'è ancora qualcosa che pesa. La calotta, via. Ok. Adesso corre. E lo sapevo. Ah, no, è aperto. Bellissimo. Allora, vediamo un po' dove potrà essere l'ingresso. Qua no. Qua sopra cosa c'è? Vitalità. Qua è chiuso. Tu, chi sei tu? Priore, bingo! Jesus Christ be praised. Sir Davis mi ha inviato ad indagare sull'incidente. I'd like to have a look around the spot where the accident happened. And why is Sir Davis interested in that regrettable accident? He'd like to know what role the masonry had in it, or at least its quality. I guess it played a crucial. Personalmente ritengo che abbia giocato un ruolo cruciale, ma non voglio influenzare il corso delle indagini. I've already made sure the poor man l'uomo ricevesse le cure del caso e tanto mi basta. I appreciate it. Chi è responsabile dell'acquisto dei materiali? Who's in charge of purchasing materials for the construction? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery, but those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. Si sono fatti spedire la pietra rossa da molto lontano. They take care of storage as well. Yes, but usually whatever arrives is used up straight away. The construction is in full progress. Ricordate quando viene consegnato l'ultimo carico di pietra? Yes. It rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took some time before it was dry enough for further transport. And there wasn't anything strange about it? A little strange, I suppose.
Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. But this time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as less work. I heard that you were late with your payment to the Talmberg quarry. That's true. We ourselves have been abbiamo faticato a riscuotere i nostri crediti, comunque non è stato semplice trovare il denaro per le commesse, ma ormai è acqua passata. Ok. Ehi. Mazza, come è passato attraverso. Qua è chiuso. Qua è chiuso, va bene. Va bene. Fratello portinaio. Qua è aperto. E qua grimaldello difficile. Chi è questo? Chi sei? Assistente del priore. Tu. Vieni qua. Ah no, borseggia. No, ok, come non detto. Fratello portinaio. Posso visitare il monastero? Can I take a look inside the monastery? What's got into you, boy? The grounds inside the monastery belong to the monks of the Order of Saint Benedict. No others shall pass. Sono qui in rappresentanza di Talmberg. I'm to speak with the one responsible for construction. That'd be the master builder. Or with our brother, the overseer. What matter is it you're here about? It has to do with the stone for construction. Ah, then that's a matter of supply. You'll want to talk to the overseer. He knows more about that sort of thing. His study is right above us, more or less. Go up the steps to the left and then head back in this direction. Segui la linea sinistra e torna indietro in quella direzione. Non sei molto d'aiuto tu, eh? Qua si può entrare? Quanti libri! Però non posso rubare. Guarda quanti libri! Ruba. Ok. Leggi. Posso leggere? Non si capisce niente. Ok, tutto chiaro. Secondo me è stato l'assistente. Ok. Allora, adesso dobbiamo andare a parlare di nuovo con il mastro. Speriamo che non si siano fregati il mio cavallo. E di qua dove si può andare? Vediamo. Molto difficile, ok. Andiamo a cercare il mastro costruttore. Sei qui? Mamma mia, mi sta venendo sonno, devo resistere. Difficile, no. Dove è finito il mastro costruttore? Tu cosa stai facendo? Sei un operaio? Muratore. Cosa può nascondersi qui? Grimaldello, facile.
No, prima di aprire tutte le casse che si trovano qua. Mettere una scala proprio per andare solo questo pezzettino. Ah no, fai tutto il giro di ronda. E un motivo ci sarà. Va bene. Ok, sono cascato. Riproviamo a farlo di qua. Forza Harry, che abbiamo poco tempo. Ok, dai un occhio di qui allora. Bravo. Ok, scendiamo con le solite buone maniere. Che ho paura di farmi male. Ok, qua sono già andato giù. Da qua Grimaldello molto difficile. Qui aia, piano. Sembrano delle catacombe qua. Eh sì, è il tipo che scavava qua, mi sa. Sì, vabbè, ma la scodella lasciagliela. Mazza, oh, che tirchio. No, non trovo niente che possa essere usato come motivo per incolpare il monastero. Sembra proprio un incidente. Lì, secondo me, c'è morto il tipo. D'accordo, va bene raga, qua il mistero si infittisce, quindi a sto punto io direi che possiamo portare un po' di pazienza e piano piano investigare sul caso e capire che cosa è successo. Se riuscisse a beccare il mastro e a parlargli, un attore, eccolo qua, sei tu? No. Sei tu? Sì. Allora, ho parlato col priore. Comportati bene. The overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know anyway? Because of the Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the overseer likes the idea of cheaper stone, right? And have you noticed anything else going on? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining and the work isn't being done fast enough. So it's just like any other building work. Essentially, yes. Occasionally someone brings in bad wood or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen, and then there's all these rumors going round. I'd be interested to know what. Vabbè, adesso non è mica colpa tua se non si mozza un pollice. Which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then maledizione. There's that devil's skull they dug up. Qualcuno sta rubando la pietra? Who's stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumors, everyone. Se volessimo dar credito alle diceria, tutti nel monastero sarebbero dei ladri, dall'abate al custode, fino al più umile operaio. I canoni non lasciano scampo. Something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there?
Ok, un teschio di diavolo, sul serio? I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffolding. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see it, so I don't know. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Ok. Dobbiamo parlare con Leszek. Sono il factotum. Mostratemi dove è avvenuto l'incidente. Non è accaduto nel cantiere principale, ma nell'annesso vicino alla chiesa, sotto alle lunghe scalinate davanti alla porta d'ingresso. Tutto chiaro. Sei tu? No. No, era là dentro, no? Se non vado errato. No, qui sono i feriti. Fratello Nicodemo. Oh, bella, fratello Nicodemo. You're the one who's in charge of the wounded. Yes, I'm the infirmarius here. Time was I only had a few elderly monks who couldn't walk to take care of. Now I have this mess to deal with. Monks so old they can't hold themselves up with their own legs. If that were the only bodily function they could control. But I shouldn't talk like that. It's a blessing to live to such an age. Ok. I feriti di Scalica. How are the wounded from Scalitz? Some of them. Alcuni di loro ricevono le cure necessarie, mentre altri altri vanno incontro a una morte inevitabile. Evitabile. Per fortuna abbiamo Johanka. Non siete abituati a curare i feriti? Capitava qualche incidente. I've never dealt with the carnage of battle before. If only it had been a battle. This was cold-blooded slaughter. You were there? God be merciful to you and the dead and the wounded. Non siete più... Allora, come posso aiutarvi? How can I help you? Solo il factotum. Della città. Della città. Well, if you know something, se c'è la penalizzazione contro tu stesso, ma non ha la religia sugli attuali di Ippocrate. Come no? That's true. I'm the son of a blacksmith, but I have been around the wounded before. What do I do if I'm not sure of the treatment? Come and speak to me. We'll see what we can do. Ok, capo. Così imparo anche l'arte di curare. Che ne pensate del custode? Baron von Burg? Well, he does his job well. He keeps us safe here. And the last time I saw him was when I was rubbing ointment on his rash. I heard he's been here a lot lately. Well, that's true. He comes to visit Johanka. But he's never here long and he always leaves unsatisfied. Ecco, mi sembra mia moglie. Grazie. Perché non ricevono un trattamento degno? Allora, vorrei che mi impartisse qualche nozione. Perché non ricevono un trattamento degno? Why are they so badly for? People are crammed in next to each other, and some have to sleep outside. That can't be good for them. It gets freezing here at night. I can't afford anything more for them. How is that possible? You're the infirmarius. You decide how all the money gets spent. But I have no say in how much money I'm given. And because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking care of a few old men. Non potete fare nulla? Won't the others help? Unfortunately not. I fratelli Mordor nutrono scarso interesse per il mondo che li circonda. Che cavolo di fratelli sono? The custodian has enough on his plate with the chaos in the region. Besides, his main concern is the smooth running of the monastery. And the local custodian? His crew has enough provisions. I tried him,
but it seems he had some disagreement with Johanker, and now he won't give us anything. Ecco. I'll try to talk to him. Bene. I can't believe your conscience lets you leave the Scalitz locals in such a state. I know. I'm ashamed. But my brothers believe it's all in God's hands now. Ok. Ogni tanto crollo dal sonno, ma voi non ci fate caso. You're not the only one. I'd like to learn something from you. And what can you do? A bit of everything. Can you now? But to be more precise, do you understand herbs and medicinal plants? Sono un esperto. Non molto. To be honest, not really. So what am I supposed to do with you? Well, never mind. At least you'll learn something new. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous beds. Is that clear? D'accordo, mi metterò all'opera. Clear. I can get cracking. Sono il factotum della città. Della città. Stinging nettles and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. Dove non devono crescere? Where is it they're not supposed to grow? Between the mint and the eyebright. Tra la mente e l'eufrasia. The garden of weeds, come back, and woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry, you've never had as good a gardener. How do I know which are the weeds? You see, this is the part where you learn something. Look in the herbarium to find out what a dandelion, stinging nettle, and thistle look like. Capisco. I see. È lui che sputa, che schifo. Va bene, padre Nicodemo. Tutto chiaro. Il problema è che non ho ancora trovato, ma forse qua. Vediamo. Forse, come me. Assistente del priore, vieni qua. No, ho bisogno di parlarti. Ehi! Che palle. E qua si può aprire, sì. Cosa abbiamo qua? Trovi una... Ok. Va bene. Dove trovo... Dove trovo quello che doveva fare? Vabbè. Tutto chiuso, porca miseria. Oh, c'è la l'artigiano, c'era mica l'artigiano qua. Banco di alchimia, erborista, questo. Questo deve fare qualcosa, ma non riesco a raggiungerlo. Può essere che sia in alto? Sarà sulle mura, sicuro. Di là c'è un ingresso? No. Ok. Proviamo a cercarlo di qua. Può essere che entrando da là in alto, vediamo. Scusi, dai. Sì.
No, difficile, non posso entrare di là. E di qua anche, sì. Priore. E... va bene, cominciano ad essere davvero troppe missioni, devo fare mente locale. Va bene, raga, io direi che possiamo tranquillamente continuare domani. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Siamo diventati il factotum della città. Risolviamo qualsiasi enigma, qualsiasi richiesta d'aiuto. Noi siamo lì per dare una mano. E anche per alleggerire le tasche di qualcuno. Non si sa mai. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete il video, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate, se c'è qualcosa che non vi quadra, se avete degli aiuti da darmi, senza spoilerare niente, perché sapete che a me piace andare piano piano. Quindi, detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio! Bella lì!